E scontro politico sul coprifuoco, secondo il nuovo DPCM che proroga dalle 5 alle 22, probabilmente fino a metà giugno, questo limite, un limite che non viene accettato soprattutto dalla Lega che si è astenuta. Creando dissapori anche all'interno di una maggioranza che sembra traballare a livello del governo, ma è scontro anche sulla scuola, su quel 50%, poi è diventato 100%, poi 60%, poi 70% per far rientrare gli studenti. Allora sentiamo due diretti protagonisti che ci possono raccontare anche come si sta vivendo a livello regionale questo scontro politico che si consuma negli ambienti di Palazzo Chigi. Allora, da una parte Mauro Bordin, capogruppo della Lega, dall'altra parte Cristiano Sciauli, segretario regionale del PD. Buonasera a entrambi. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, volevo cominciare un po' da Bordin, perché proprio in questi momenti la Lega è diciamo, l'ago della bilancia, oppure potremmo dire la rottura tra i vari partiti che tengono insieme come un filo, potremmo dire, il governo Draghi. Questo coprifuoco che rischia di prolungarsi sicuramente per tutto maggio, ma chissà fino a quando, ha incrinato un po' le vostre volontà. Vi ha fatto un po' arrabbiare, direttamente anche il governatore. Ma diciamo che il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato nel voler far parte di questo governo non deve essere inteso come una lasciar fare tutto ciò che in qualche modo va contro quelli che sono i principi che caratterizzano il nostro movimento. È evidente che noi siamo entrati in questo governo con l'ottica di stabilire le basi per una forte e chiara ripartenza, pur nella consapevolezza delle difficoltà che stiamo vivendo. Pertanto scelte come quelle che sono state fatte non potevano non mettere in difficoltà il nostro movimento, anche perché sono in contrasto con quello che noi sentiamo oggi essere il sentimento comune della gente. E credo che la politica in qualche modo debba sempre ricordarsi che deve rispondere ai cittadini. E oggi c'è da parte dei cittadini una volontà di riprendere una vita il più normale possibile, con tutte le attenzioni naturalmente, con tutto il rispetto per le situazioni di difficoltà che tantissime famiglie e cittadini stanno vivendo, però di stabilire delle condizioni di ripartenza. In questo momento i numeri sono in miglioramento un po' dappertutto e sono numeri che in qualche modo potevano consentire al governo di stabilire delle condizioni migliori per le settimane e i mesi futuri. Io posso comprendere una proroga limitata nel tempo, ma naturalmente almeno prevedere poi un ritorno progressivo alla normalità, soprattutto nell'ottica di quelli che sono i mesi estivi che stanno aspettando. Cioè, pensare di arrivare al coprifuoco del 22 fino al 31 luglio è inaccettabile. Pensiamo a quelle che sono le conseguenze che questo può avere per le nostre qualità turistiche, per quanto riguarda la stessa attività dei ristoratori. Cosa facciamo? Mangiamo di fretta e scappiamo via perché c'è fuoco? Cioè, ci sono situazioni che vanno considerate soprattutto alla luce di quelli che sono i dati che in questo momento ci sono in Italia. Non siamo contrari a misure restrittive, ma che siano giustificate dai numeri. Ecco, in questo momento non riteniamo che questi numeri ci siano, quindi quello che noi chiedevamo era uno sforzo di fiducia in più verso la ripresa, ecco, cosa che non c'è stata e pertanto abbiamo espresso la nostra perplessità. Sciauli, c'era da dare fiducia, insomma, alla popolazione. È vero che la popolazione vuole questo coprifuoco ben più tardi delle 22. I numeri erano tali da consentirlo? Ma io credo che sia un paradosso, devo dire anche un dispiacere, quanto ho sentito, non tanto ovviamente dal collega Bordin, ma quanto ho visto nelle aule parlamentari, nell'atteggiamento della Lega e di Salvini in particolare. Avevamo l'occasione di dire ai cittadini di questo paese e anche della nostra regione che dal 26 si riparte davvero, ma avevamo il dovere, e abbiamo ancora il dovere di dire e di dar loro dei messaggi chiari e coerenti. La pandemia c'è ancora e dipenderà dal comportamento, dal rispetto delle regole di tutti, la possibilità di aprire ulteriormente. I decreti ne abbiamo fatti a decine. Se i dati sanitari e non sicuramente la richiesta di Salvini piuttosto che di un partito politico lo permetteranno, sicuramente si aprirà di più e il coprifuoco verrà ridotto. Ma il messaggio che dovevamo dare ai cittadini, e avevamo una straordinaria occasione, è che con il governo Draghi dal 26 cominciamo a riaprire e cominciamo a dare finalmente un segnale di speranza ad imprenditori, ma anche a cittadini che non ne possono più.
con coerenza, richiamandoli ovviamente anche al senso di responsabilità che è dovuto in un momento come questo. Lo dico senza molta polemica, però permettetemi di dirlo. Io ricordo ancora le manifestazioni di piazza con Fedriga presente per chiedere le aperture serali a 2 mesi dalla terza drammatica ondata che è arrivata in questa regione. Allora, noi abbiamo l'obbligo di dire ai cittadini che si comincia a riaprire, che bisogna mantenere alta l'attenzione e che saranno i dati sanitari e il loro comportamento a far sì che magari molto prima di luglio si possa aprire ulteriormente. Sì, i decreti. Il problema non è che il decreto scrive luglio, i decreti ne abbiamo cambiati a decine, ogni 15 giorni in questo periodo, perché ovviamente a fronte di dati in miglioramento verrà riconosciuto quel miglioramento e troveremo delle soluzioni. Però quello che mi dispiace davvero è che noi dovevamo dare un messaggio, lo dico come governo in questo momento di unità nazionale, che dal 26 si riapre, e si riapre però con la serietà e la consapevolezza che ci sono ancora dei rischi, ma dicendo ai cittadini tutti insieme ripartiamo. Se cominciamo a discutere 22, 23, apriamo le 23, apriamo le 22, io non credo che sia più che altro la necessità di, ma l'ho detto un po' anche Bordin, di rispondere al proprio elettorato. Io penso che in questo momento abbiamo bisogno di rispondere al Paese, e Draghi ha fatto bene a dire in questo momento partiamo aprendo, e però ovviamente mantenendo dei margini di sicurezza. Se i cittadini e i dati ce lo permetteranno, io sono convinto che tutte le forze politiche, a partire dal governo nazionale, è convinto e contento di levare il coprifuoco e di aprire di più. Chi mai non sarebbe contento della possibilità di fare una cosa del genere? Sì, Sciauli, l'unica, lei ha giustamente anche rimarcato un dato, Draghi è stato preciso su questo, si riapre con gradualità, non è che è fino al 31 luglio e sicuramente resterà fino al 31 luglio, se i dati lo permetteranno si riaprirà, che ne so, il 15 di maggio piuttosto che il 30 o piuttosto che a giugno. Questo certo che la gente vuole avere, magari in questo momento, delle certezze o delle rassicurazioni, ma penso per esempio ai turisti e ai ristoratori. Lei anche come cittadino se la sentirebbe di prenotare un viaggio in questo momento quando le dicono che in Italia chiude tutto alle 22? Se la sentirebbe di andare in un ristorante quando le dicono per esempio che alle 18 sarà chiuso anche quando ci sarà un posto da sedere all'interno? Penso a quello che hanno ipotizzato, oppure di andare a mangiare semplicemente all'aperto, penso, non so, lei anche del paese tipo Faedis, per dire, non credo che ci sia un posto in questo momento a Faedis che la possa ospitare all'esterno, soprattutto la sera che fa un po' freddino. Beh, al di là delle battute, siamo un po'. No, non è una battuta, ma è la verità, dico, in questo momento. Anche, io credo che siano penalizzati i paesi al nord rispetto a quelli a sud, no? Per quanto riguarda il mangiare. Troviamo sempre un posto per bere un ottimo refosco all'aperto, ma al di là delle battute. Scalda gli animi, questo sicuramente. Vorrei anche evitare, però, e tocchiamo tutti ferro e lavoriamo tutti perché ciò non accada, che fra 15 giorni, di fronte a dati di nuovo in peggioramento, siamo di nuovo di fronte alla drammatica scelta di chiudere di nuovo tutto, perché l'abbiamo già vista questo film. Quando stavamo meglio, la gente voleva aprire tutto e tanti politici sono corsi a cercare visibilità e a farci sopra un po' di propaganda. Poi abbiamo visto che un'ondata drammatica questa regione ha dovuto affrontare, e spesso, mi permetto di dire, e ognuno di noi, credo, ha provato o sulla propria pelle o su quella dei propri ristretti affetti ciò che ha significato questo virus. Allora, secondo me la posizione di Draghi è una posizione seria e responsabile. Manteniamo il coprifuoco oggi alle 22, facciamo in modo che la stagione estiva venga salvata, perché se riparte la pandemia non c'è più neanche il problema di aperto o chiuso. La pandemia proprio la pandemia ci impedirà di aprire la stagione. Partiamo alle 22, se fra 15 giorni, grazie alle vaccinazioni, grazie alla responsabilità dei cittadini, i dati continuano a scendere, come fortunatamente stanno continuando a scendere, io penso che qualsiasi persona responsabile, e credo che Draghi sia una persona responsabile, e qualsiasi governo responsabile, farà in modo che le misure vengano ulteriormente allentate. Senta Bordin, lei pensava che ci fosse un atto di coraggio in più da parte di Draghi, almeno in questo inizio di suo mandato, e questo atteggiamento anche da parte di Salvini è un antipasto a quella che è una maggioranza un po' traballante che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro? Cioè, vorrei capire anche il vostro tipo di situazione, dove state andando voi come Lega? Ma certamente
c'era l'aspettativa di maggiore coraggio, anche perché comunque dal 26 credo che quasi tutta Italia sarà in zona gialla, resteranno forse in zona arancione 2 o 3 regioni. E quindi significa che i numeri sono in netto miglioramento ed è chiaro che le misure vanno adottate alla luce dei numeri che ci sono. In Friuli Venezia Giulia, oggi come oggi, noi abbiamo 200 contagi al giorno più o meno. È chiaro che quindi la situazione è in miglioramento. In una situazione di questo tipo, aprire un'ora in più, cioè ridurre il coprifuoco e quindi allungare, diciamo, i tempi entro cui si può naturalmente restare al ristorante, non è un dramma, cioè non è una situazione tale che può creare un rischio maggiore, però è un messaggio positivo. E ribadisco, se noi andiamo a vedere, ci sono già le disdette oggi nelle località turistiche, perché immaginate il turista che oggi deve decidere di fare un viaggio di piacere durante i mesi estivi, quando si trova in un paese che ha previsto e ha programmato un coprifuoco fino alle 22, fino al 31 luglio. È chiaro che il problema qui è anche di comunicazione. Io non discuto che nel momento in cui ci dovesse essere un peggioramento dei dati si possa anche adottare misure nuovamente più restrittive. Ma iniziamo a dare fiducia, prendiamo i dati attuali, vediamo che i dati attuali portano quasi tutta l'Italia in zona gialla e a questo punto cominciamo ad allentare le prescrizioni. Qualora dovessero esserci dei peggioramenti, siamo sempre in tempo a riprendere delle prescrizioni più forti, tenendo conto di alcuni fattori. Uno, che comunque andiamo verso il bel tempo e questo speriamo che come l'anno scorso in qualche modo ci aiuti. E in secondo luogo, la campagna vaccinazione prosegue, quindi è plausibile che entro fine luglio il numero delle persone che saranno vaccinate in Italia sarà sostanzioso, e questo dovrebbe essere un altro elemento che aiuta naturalmente a bloccare lo sviluppo del virus. Allora, numeri bassi in questo momento, bel tempo che arriva, vaccinazioni che proseguono e speriamo naturalmente in maniera sempre più importante, era il momento di dire all'Italia e agli italiani: guardate che ripartiamo, ma con più forza, con più vigore, con più convinzione, ma non naturalmente senza voler dimenticare quelli che sono i rischi, quelle che sono le difficoltà, senza naturalmente chiedere il rispetto delle prescrizioni, ma semplicemente dando un po' di fiducia in più con alcune decisioni più coraggiose. Purtroppo la mia impressione è che siano state prese delle decisioni ascoltando probabilmente una parte un momentino più attenta e prudente rispetto invece a chi vuole in qualche modo infondere coraggio. Credo che oggi l'italiano abbia bisogno di coraggio, ma non parlo del nostro elettore, parlo dell'italiano in generale. Quindi è chiaro che naturalmente noi come Lega questo ci aspettiamo, perché vogliamo comunque sicuramente partecipare a quelle che sono le scelte riguardanti la ripartenza, gli investimenti di fondi europei, ma vogliamo anche dare agli italiani, ai nostri concittadini, un messaggio positivo, perché in questo momento non solo i nostri elettori, ma tutti i cittadini sono stanchi. È anche difficile oggi chiedere rispetto di Va coprifuochi, bene. prescrizioni, Va bene. da Allora. tanti mesi di difficoltà, per cui chiedevamo semplicemente un po' di coraggio in più, niente di stravolgente, ma un messaggio più positivo, con sempre la possibilità di prendere misure più restrittive nel caso in cui Sì, speriamo dovesse però. essere un Sì, peggioramento. certo, l'importante è però non tornare indietro. Andiamo in pubblicità. Che si sia fatto un po' di confusione nella comunicazione, soprattutto in questo anno a causa della pandemia, ma è la pandemia stessa che ha un po' stravolto il mondo, è un dato di fatto. Sappiamo anche per la questione del coprifuoco, il titolo oggi della giornata, appunto, prima si pensava che il coprifuoco potesse essere spostato alle 23, poi in verità è sempre alle 22, qualcuno dice il 31 luglio, qualcuno dice no, aspettate che sarà una gradualità, insomma. E nel frattempo i cittadini vanno nel pallone. Come nel pallone immaginiamo siano andati anche gli studenti. Perché su questo vogliamo affrontare la seconda parte di Screenshot, sempre con i nostri ospiti, Mauro Bordin, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, dall'altra parte Cristiano Sciaurli, segretario regionale del PD. Parliamo un po' di scuola adesso, perché gli studenti sono costretti, anzi, gli studenti delle superiori in questo caso, sono loro che hanno avuto i maggiori sacrifici, prima non vanno a scuola, poi ritornano al 100%, poi vanno al 50%, poi al 75%, poi gli dicono: boh, potete tornare a scuola di nuovo al 100%, dopo al 60%, adesso di nuovo al 70%. Immaginiamo la confusione, nessuno sa lunedì chi andrà a scuola. Bordin, chi ha fatto questa confusione? Si poteva fare qualcosa di più invece per i trasporti? Ma
Quello che a me dispiace è che ci sia confusione dopo un anno abbondante dall'inizio della pandemia. Cioè io posso comprendere naturalmente che difficoltà ci siano e delle situazioni difficili da gestire ci siano, però dopo un anno in qualche modo le misure devono essere prese. Quindi sicuramente quello che sta succedendo in qualche modo implica un'assunzione anche di responsabilità del mondo della politica in generale. Io quello che credo è che il governo dovrebbe ascoltare maggiormente le regioni e la conferenza Stato-Regioni, non perché in questo momento è presidente Fedriga, perché la stessa cosa la posso dire con riferimento al momento in cui il presidente era Bonaccini, perché comunque la conferenza delle regioni ha dei governatori che hanno una linea molto precisa e molto chiara, l'hanno sulla riapertura, ce l'hanno sul fuoco, ce l'hanno anche sulle scuole e hanno fatto delle proprie proposte al governo. Dispiace che queste proposte non siano state accolte. Se fossero state accolte, fossero state ascoltate, probabilmente non avremmo Ecco, giusto per spiegare alla gente, situazione, qual è perché la comunque i le proposte governatori quali hanno sono, le iniziato con proposte quali le sono, Bordin, giusto per spiegare alla gente, quali sono le proposte di queste regioni? Le risposte. Ma scuole quale? Al 50, le regioni 75, al hanno chiesto 100? coprifuoco, fino alle 23, hanno chiesto la riapertura dei ristoranti anche al chiuso, tenendo conto naturalmente dei numeri di tutte quelle che sono le situazioni di garanzia e di sicurezza, e hanno chiesto per quanto riguarda la scuola naturalmente una percentuale di presenza che non è il 100%, ma per esempio il fatto che non è gestibile a livello del sistema complessivo, partendo dai trasporti per arrivare poi a tutti quelli che sono i servizi connessi, perché comunque facciamo un esempio, i ragazzi che vanno a scuola si fermano naturalmente a dover prendere l'autobus in una fermata e lì c'è naturalmente un assembramento. Gli autobus naturalmente hanno un certo numero e non possiamo incrementarli oltre, perché anche se utilizziamo, come stiamo facendo, i rapporti con il Gran Turismo, non possono essere utilizzati nei centri abitati. Ci sono mille problematiche che sono state evidenziate da Certo. tutti i governatori di qualunque tipo di colore politico. Sì, Per cui io no. dico, il governo ascolti più i governatori e meno il CTS. Non ci sono autobus, Charlie, non ci sono corriere. Questo è il dato di fatto. Sì. Non ce ne sono. Dove Allora, andiamo a reperirle? da un lato sorrido perché mi fa un po' sorridere, no? L'affermazione di i governatori chiedono che si apra, si levi il coprifuoco, si apra di più i ristoranti, però chiedono di chiudere di più la scuola. Okay. Questa è la sintesi. Allora, io penso, non siamo riusciti, anche come regioni, diciamocelo, perché il trasporto pubblico scolastico è in capo alle regioni, ad arrivare pronti a una riapertura della scuola, delle superiori, stiamo parlando solo delle superiori, e però chiediamo un'apertura generalizzata. Allora, io guarda, non divento pazzo sul dire bisogna aprire al 100%, se non ce la facciamo, e abbiamo preso atto che le regioni non ce l'hanno fatta a organizzare il trasporto scolastico per il 100%, io vorrei solo però che almeno garantissimo alle famiglie e agli studenti che da settembre si riparte al 100% con le scuole superiori. Perché io in questi giorni ho incontrato i dirigenti scolastici e continuano a dirmi che guardate che se andiamo avanti così, neanche a settembre apriamo il 100% le scuole superiori. Perché non ci sono gli spazi fisici per tenere i ragazzi con il distanziamento dovuto, non ci sono gli impianti di areazione forzata e nessuno li sta comprando previsti per farli stare in sicurezza dentro le classi per ore, non ci sono gli interventi sulle mense, non ci sono gli interventi sul trasporto pubblico scolastico e io penso che almeno diamoci l'obiettivo che a settembre si possa partire con il Sì, ecco, 100% delle scuole superiori in volevo classe. chiedere solo Ecco, chiarimento, Charles, perché ma altrimenti chi ci deve fare quegli concentriamo molto se interventi? aprire i ristoranti dalle 22 alle 23 e ci concentriamo meno sulla possibilità che i nostri studenti possano stare a scuola e riprendere magari un'attività scolastica ordinaria. Perché guardate, io penso che le nostre, e vi prego, lo dico qui, magari anche qualcuno del mio partito la pensa diversamente da me. Nessuno pensa di fare orari differenziati, cioè di mandare a scuola una parte dei ragazzi alle 8, una parte alle 10, una parte alle 11, perché non gestiamo più né il trasporto scolastico a quel punto davvero, ma neanche le uscite dei nostri ragazzi e neanche la gestione familiare delle nostre famiglie. Allora, almeno facciamo pure il 75% in questo momento, se non riusciamo a garantire la sicurezza agli studenti. Ma lo dico a Bordin e lo dico anche a me stesso, almeno impegniamoci per garantire che da settembre le scuole diventino una priorità e possano aprire in estrema sicurezza. Anche qui,
servono interventi immediati, soprattutto sugli spazi scolastici, soprattutto nella realtà, penso a Udine, nel centro studi, dove in qualche maniera noi non possiamo pensare che qualche istituto importante che magari ha migliaia di iscritti, penso al Malignani piuttosto che al Copernico, al Marinelli, non riesca ad accogliere 200 persone. Quindi da questo punto di vista, scusate. Sì, ha recepito, è andato giù intanto Sciaule, adesso lo recuperiamo, però la risposta deve fornirla in questo caso Bordin, ha recepito il messaggio, non solo dal punto di vista simbolico di far ripartire un po' tutto quanto a settembre, il 100% delle scuole, credo che sia un messaggio un po' che tutti vorrebbero insomma raccogliere, ma quantomeno provvedere a questi nuovi spazi, provvedere anche ai sistemi di aerazione, provvedere insomma all'impiantistica, è tornato intanto Sciaurli. Bordin, avete fatto qualcosa fino adesso oppure no da questo punto di vista? Allora, è evidente che, come dicevo prima, se in tutta Italia e tutte le regioni in qualche modo si sono trovate in difficoltà e hanno in qualche modo chiesto di non arrivare al 100%, non possiamo neanche pensare che tutte le regioni e il governo centrale siano assolutamente incapaci. Evidentemente ci sono anche delle situazioni strutturali e contingenti che non possono essere dimenticate. Parliamo ad esempio per quanto riguarda i parco mezzi. Non è che un autobus in Italia lo prendi e due o tre mesi ce l'hai. Tra tutte le procedure che devono essere, gli acquisti, la fabbricazione, ci vanno un paio d'anni. Quindi è evidente che non ci sono i tempi tecnici per andare in questa direzione. Per quanto riguarda le nostre scuole, abbiamo naturalmente un patrimonio che sconta molto spesso decenni di non intervento. Molto spesso le scuole sono anche in edifici storici che hanno delle loro peculiarità, delle loro caratteristiche e dei loro limiti. Cioè c'è una situazione infrastrutturale che non è che si risolve in qualche mese. Questo vale per noi, ma vale anche per tutti gli altri. Al di là di questo, per quanto mi risulta, sia la sorepizzamente che la Torre Rosoline stanno lavorando parecchio su tutti questi aspetti, sia a livello di investimenti strutturali, sia per quanto riguarda il trasporto attraverso le convenzioni con gli operatori privati, cioè tutto quello che è stato possibile fare è stato fatto e naturalmente gli sforzi verranno intensificati in vista anche del prossimo anno scolastico. Naturalmente, io ribadisco, è fondamentale che questa campagna di vaccinazione prosegua in maniera capillare, forte e numerosa, perché se la vaccinazione va avanti bene, se il tempo in qualche modo avrà l'effetto che ha avuto l'anno scorso, io credo che noi possiamo veramente essere ottimisti dal punto di vista di una ripartenza non solamente nel mondo scolastico ma nel mondo economico nel suo complesso e della nostra vita di relazione nel prossimo autunno. Ecco, questa è un'aspettativa, una speranza che abbiamo e che dobbiamo in qualche modo cercare di coltivare. E quindi gli sforzi saranno sì, assolutamente massimi, perché tutti siamo consapevoli della necessità che i ragazzi possano andare a scuola in maniera seria, facciamo in modo che questi sforzi diventano anche realtà. Non ha certamente aiutato la didattica e la crescita dei nostri ragazzi. Questo purtroppo è un qualcosa che ci lasciamo alle spalle, come naturalmente tutte le cose negative che questa pandemia ha portato dietro. Quello che dico è, però, cerchiamo di limitarci a guardare sempre gli aspetti negativi, cominciamo a comprendere quelle che sono le difficoltà che la gestione della pandemia comporta. Dico tutte le forze politiche, non sto facendo in questo caso naturalmente un richiamo specifico al collega, ma dico che tutti noi comunque che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo cominciare ad avere un atteggiamento in qualche modo diverso, perché se cominciamo e continuiamo a dare sponda a tutti quelli che sono i malesseri che inevitabilmente ci sono, risulta essere poi difficile anche gestirli. Quindi dobbiamo cercare di dare naturalmente messaggi di fiducia, dobbiamo però far capire anche alla gente che in ogni caso le decisioni che vengono prese sono decisioni difficili, talvolta scontentano. Quindi io ho una mia opinione, il collega Sciaurli ha un'altra sua opinione, l'esprimiamo, ma prima l'esprimiamo in modo pacato, corretto, rispettando anche quelle degli altri. Certo. Ciò significa uniformarsi ed essere tutti d'accordo sulla stessa linea, significa esprimersi in un certo modo, ecco, cercare di in qualche modo criticare ma anche rispettare. Va bene, allora siete avversari in consiglio, regionale, insomma, ma siete amici al governo e dovete rimanere tali, dico chi è sopra di voi, perché sennò qua crolla tutto il sistema, insomma. Per una buona volta cerchiamo di portare avanti un governo di unità nazionale che ci serve. Non credo succederà. Questo è stato un incidente di percorso. Posso assicurare il collega Bordin, io non vado in piazza a manifestare con nessuno, sicuramente io penso che in questo momento dobbiamo dare risposte ai cittadini e non fare manifestazioni, e questo è il compito della politica. Ma faccio solo un esempio. Sì, abbiamo solo 30 secondi, velocissimo, perché dobbiamo chiudere. Io ho visto che alcune regioni
alcune regioni hanno fatto e hanno specificatamente deciso di fare il tracciamento dedicato agli studenti. Infatti volevo dire quello di Pesaro, per esempio. Tracciamento da studenti e famiglie. È un dipartimento di prevenzione dedicato agli studenti, perché probabilmente purtroppo lì il virus in qualche maniera tornerà a correre. Allora, pensiamo anche, mettiamo la scuola come priorità e pensiamo anche a delle scelte specifiche che riguardino l'ambiente scolastico e i nostri studenti. Tutto qui. Si può anche copiare bene a volte. Sì, sì. In caso Bordin, se lo vorrà, porterà avanti in regione la questione dei tamponi rapidi con modello, se non sbaglio, a Pesaro, che funziona. Va bene. Esatto, tamponi prenotabili online, gratuiti per gli studenti e famiglie se dovessero avere la necessità, in modo che abbiano tutte le problematiche che abbiamo visto in questi mesi. Tutto naturalmente valutabile, è chiaro che qualunque tipo di soluzione che può migliorare dobbiamo chiudere. Poi bisogna naturalmente verificare nei fatti se è fattibile o meno. Ecco. Va bene, dobbiamo chiudere. Bene, andate a discutere nelle aule consiliari, e qua dobbiamo chiudere, perché sennò dalla regia mi arrivano e ciao. Ok, grazie mille a entrambi, noi ci vediamo invece con Screenshot domani alla solita ora. Grazie, arrivederci.